Va ora in onda l'Espresso del Froldi. Pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1. Cari amici e cari amiche all'ascolto, dunque facciamo il punto con l'Espresso del Froldi su quanto abbiamo visto ieri a Monaco e per certi versi possiamo fare un parallelo con quanto abbiamo visto la 500 miglia di Indianapolis, nel senso che è difficile quest'anno vedere una gara in cui una Red Bull non sarà prima, non sarà... vincente. Dovranno veramente accadere cose diciamo complesse e complicate, perché se pure a Monte Carlo fra pioggia, muretti, nessuno è riuscito a scalfire la superiorità di Max Verstappen, beh insomma io la vedo veramente difficile, che da qui alla fine del campionato qualcuno riesca a impensierire davvero questa Red Bull. Ma d'altronde è così, questo è il momento della Red Bull, c'è poco da fare. Poi Monaco di per sé non si presta a cambiamenti se non accade qualcosa il sabato, e più o meno anche quest'anno è stata rispettata la tradizione. Qui bisognerebbe aprire anche una parentesi molto interessante, cioè è necessaria a Monaco o Monte Carlo la Formula 1? E questo è il dilemma che spesso e volentieri si tira fuori. Io credo che la risposta sia affermativa. Sì, è necessaria, anche perché ci sono circuiti per certi versi molto più brutti, ma non hanno la storia di Monte Carlo. Cioè, noi dobbiamo immaginare che per quanto un circuito stretto, tortuoso, soprattutto per queste monoposto così larghe, così lunghe, esalta davvero la qualità di guida dei piloti, cioè in qualche modo il pilota può fare la differenza. Primo elemento. Secondo elemento, non dobbiamo dimenticare che la storia non può essere cancellata, e perciò l'idea che da un secolo ci siano piloti che attraversano quelle parti del Principato, sempre quelle con minime variazioni, secondo me ha un valore unico che ci può pure portare a pensare che se ogni tanto abbiamo una gara noiosa, pazienza, amen, però abbiamo anche gare con tanti colpi di scena. Io mi riferisco a questo discorso di Monaco perché, come sapete, è nato uno scontro anche non da educande fra Domenicali e l'Automobile Club di Monaco, appunto, che è colui che deve interfacciarsi con Liberty Media poi per il discorso dei diritti legati al circuito o meno. L'ipotesi è che fra qualche anno Monaco non sia più un appuntamento fisso. Perché? Perché probabilmente non offre i soldi che offrono altri circuiti. E dall'Automobile Club le risposte sono state abbastanza caustiche, della serie: siamo riusciti a sopravvivere a due guerre mondiali, magari sopravviveremo anche a Domenicali, chi lo sa. Intanto è interessante notare che c'è questa prima crepa rispetto a un peana continuo, un esaltare continuo Domenicali, insomma come una sorta di uomo geniale di marketing, mettetela voi. Io francamente non vedo tutte queste doti. Max Verstappen, probabilmente della mia opinione, per i grandi cambiamenti spesso all'interno da una gara all'altra dei format che noi abbiamo, e io credo che questo possa essere in qualche modo una piccola crepa di un fronte che magari in realtà è più ampio di quello che pensiamo. Per concludere, parlare di Ferrari ha senso dopo questa gara in cui si è riusciti a fare i soliti pasticci, per fortuna non gravi come quelli dell'anno scorso, ma anche perché si partiva più indietro, ma certamente dobbiamo porci diverse domande. La SF23 è una monopostonata veramente male, che se ne dica, tanto che è forse l'unica monoposto che ha degradato ampiamente le gomme, in particolare quelle anteriori, in un circuito in cui quasi nessuno ha accusato questi problemi, anzi nessuno ha cercato la Ferrari, e quindi veramente ti vengono tantissimi dubbi.
In secondo luogo, a livello, diciamo, di uomini del muretto, abbiamo ancora dei grossi, grossi problemi. Basti vedere a cosa ha combinato Xavi Marcos nel sabato, facendo prendere a un Leclerc che non aveva molte responsabilità, ben tre posizioni, quindi partendo da terzo a sesto, e questo chiaramente poi ha del tutto rovinato la gara, che poi è andata come è andata, insomma, con una Ferrari che ha palesato in tutto e per tutto di essere un team in questo momento tecnicamente, ma non solo tecnicamente, ma anche dal punto di vista, diciamo, legato alla qualità umana, dove dovremmo vedere, qualcosa abbiamo visto, ma qualcosa no, la mano di Vasseur, in realtà un team veramente di media classifica. Si salvano solo i pit stop. Insomma, è una cosa impressionante se ci pensate. In Ferrari stanno sbagliando davvero tutto il possibile. Naturalmente molti attendono Barcellona come la svolta, perché dovremo avere una serie di corposi aggiornamenti. In Ferrari purtroppo non mi stupirebbe, visto lo storico recente, che arrivino con questi aggiornamenti, che questi aggiornamenti non funzionino. Vedremo, spero di sbagliarmi, ma comunque ne sapremo di più fra qualche giorno. Un ringraziamento finale a Perez, che voleva fare il Max Verstappen, voleva essere il suo competitor per il mondiale, ma diciamo ha voluto straffare, nel senso che voleva toccare anche lui i muretti come ha fatto Max senza danneggiare la sua auto, e invece ha fatto quello che ha fatto. E vabbè, d'altronde Perez è Perez e non è Verstappen. Avete ascoltato l'Espresso del Froldi, pensieri liberi e non vincolanti sul mondo della Formula 1.